È un pari che alla fine può accontentare le due squadre, dunque pure l'Orlandina, malgrado si trovasse sul doppio vantaggio dopo il primo quarto d'ora. L'interpretazione e l'ottimo approccio alla gara della squadra di mister Raffaele hanno dovuto fare i conti con la classe degli uomini in avanti dell'Agropoli, calciatori di categoria capaci di fare la differenza, mentre per l'Orlandina le assenze di Fascetto e Russo in difesa sono state bilanciate solo in parte dal neoacquisto d'Agostino, gioco forza schierato da subito al centro della difesa, senza citare al momento la squalifica di Crinò. Probabilmente per lui sarebbe stata la gara ideale per il canovaccio tattico dopo il 15° minuto. Mincica però mostra subito la faccia migliore del proprio bagaglio tecnico. Al 10° è servito sulla destra da Calabrese, il veloce attaccante entra in area e insacca sul secondo palo. Si sblocca subito la gara grazie al furambolo d'attacco che al primo centro stagionale mette in mostra le direttive impartite in settimana, velocità d'azione e soprattutto profondità. Al primo acuto vero l'Orlandina si porta sull'1-0. 4 minuti dopo l'esultanza, Calabrese, da palla inattiva, mette al centro Capotosto, respinge sul braccio proteso di Guarro. L'arbitro Viotti di Tivoli non ha dubbi ed è calcio di rigore. Timide le proteste dei calciatori dell'Agropoli, il fischio è ineccepibile. Dal dischetto Santo Privitera non sbaglia. Tiro secco sotto la traversa del capitano che con freddezza porta il punteggio sul 2-0. L'Agropoli tenta di reagire, attacca, ma si espone come da copione alle ripartenze veloci. Minci, che a palla al piede, si invola in un cost to cost di 60 metri, mantiene la palla incollata al piede e resiste al tentativo di recupero di Panini, che lo pone in posizione decentrata. Il tiro è deviato, distinto dal portiere dell'Agropoli. La formazione campana accetta il rischio e attacca con molti uomini. Maisto in verticale per Vitale, che si gira, e strepitoso Pandolfo nella deviazione in tuffo sul palo. Dal successivo calcio d'angolo Tarallo sfugge la marcatura di Calabrese e di testa accorcia le distanze sul 2-1. Disattenzione sul colpitore di testa che da lì non può sbagliare. L'Orlandina ha l'occasione ancora per allungare. Privitera serve Cocimano sulla sinistra. Il cross è perfetto per Frisenda, che punta il secondo palo. Capotosto si oppone con efficacia sulla deviazione di testa. Il primo tempo regala emozioni continue. Vitale serve a Mendole, che trova a centroarea Capozzoli, che mira lontano. Pandolfo smorza la traiettoria, poi completa il recupero d'Agostino quasi sulla linea di porta. Peppe Raffaele vede la sua squadra in difficoltà in difesa e a modo suo invita alla massima concentrazione. Nella ripresa il centravanti Tarallo si mette la squadra sulle spalle. Sul traversone di Chiavazzo Vitale sfiora di testa per il centravanti che insacca. Tarallo però è leggermente al di là della linea difensiva paladina e gol annullato per fuorigioco. L'Agropoli, con un gioco di squadra, si affida sempre a Tarallo, qui fermato da Ignazzitto al momento del tiro davanti a Pandolfo. Nell'Orlandina entrano Trimarco e Orioles. Quest'ultimo in proiezione offensiva si scontra con Capotosto e partita sospesa per qualche minuto. Il portiere si riprenderà senza troppi problemi. Il gol degli ospiti però è maturo. Guarro crossa in aria. Tarallo è il più lesto di tutti per la girata, che vale il 2-2. Ancora un movimento perfetto dell'attaccante, una garanzia per la sua squadra e i suoi compagni che lo sanno, servendolo con puntualità. Il pericolo è sempre sulla sinistra. Guarro, ancora lui, ha licenza di attaccare, entra in area ma Pandolfo si oppone alla conclusione. Ci pensa poi Mincica a spezzare l'inerzia della gara con la conclusione dai 35 metri, che per poco non ribalta la sintesi della partita. Alla fine il 2-2 accontenta i tecnici per il gioco e per il risultato. L'Agropoli è destinata a risalire in classifica. Per l'Orlandina è stato un banco di prova che porterà nuova esperienza con la categoria, complicata sì, ma ormai ampiamente alla portata.